Eccoci ad Ossi di Sappia, che è la prima raccolta di Eugenio Montale, pubblicata, come abbiamo già visto poco fa, nel 1925. Cercheremo di andare a ricavare le caratteristiche di questa raccolta direttamente leggendo alcuni dei testi più significativi della stessa. E in questo modo ci esercitiamo un pochino di analisi testuale, sull'analisi testuale, ma io credo che possa essere anche il modo più semplice per accedere al pensiero, alla visione della vita di Montale, che altrimenti può apparire per certi versi più complicata di quanto non sia. Per voler sintetizzare quali sono gli aspetti più significativi appunto della raccolta, intanto come temi il male di vivere, questo male di vivere che deriva dalla percezione dell'aridità del vuoto dell'esistenza. Il titolo della raccolta Ossi di Sappia, non so se li avete mai visti, forse sì, allude proprio a questa vita scarnificata, ridotta all'osso, arida, scarnificata appunto. E così il poeta ritiene sia anche l'esistenza, priva di senso, scarnificata, arida o, se preferite, inaridita. E questa condizione esistenziale viene spesso esemplificata attraverso il ricorso a elementi del paesaggio ligure, che è un paesaggio appunto arso al sole, brullo e inaridito. E la filosofia che sta alla base di questa raccolta, ma in generale che sta alla base della produzione di Montale, è una filosofia che potremmo definire in negativo. Cioè è una ricerca metafisica costante che però non approda sostanzialmente a nulla, a nessuna certezza e che è invece costantemente delusa. Quindi potremmo dire sostanzialmente una filosofia nichilista. Questa continua ricerca di un senso è, come posso dire, costantemente delusa, si concretizza nella poesia attraverso l'immagine di un qualche spiraglio, come lo vedremo, come vedremo meglio leggendo appunto le poesie, che possano rompere la realtà sensibile e lasciare al poeta, concedere al poeta la possibilità di intravedere ciò che c'è dietro, appunto, la realtà sensibile, che si presenta come un muro oppure come uno specchio che non consente di guardare ciò che c'è oltre. Il poeta cerca sempre di andare oltre la realtà sensibile e cerca sempre una maglia nella rete, quindi un punto in cui la rete è smagliata, l'anello che non tiene, nella catena, un buco dal quale poter guardare oltre ciò che è fisico, ma questa conoscenza gli è sempre costantemente preclusa. Nella raccolta Ossi di Sappia vedremo che il poeta utilizza ampiamente quello che la critica ha definito il correlativo oggettivo. Anche qua è un po' difficile spiegarlo in teoria, lo capirete meglio leggendo appunto alcuni testi. Vale a dire che per far comprendere questa condizione di vita arida, di vita vuota, di vita proprio priva di senso, il poeta utilizza spesso delle immagini estremamente proprio concrete. Quindi, per esempio, dice: è il cavallo scusate, è il cavallo stramazzato, la foglia accartocciata, che diventano proprio correlativi, corrispondenti negli oggetti di uno stato esistenziale, quello del poeta. E poi l'antidenuzianesimo, perché dal punto di vista delle scelte, soprattutto linguistiche, sintattiche, la poesia, le poesie di Ossi di Sappia, lo vedremo, sono veramente molto lontane da quel linguaggio ampolloso, iperletterario, a volte ridondante, appunto, di D'Annunzio. E forse in questo allontanarsi proprio dallo stile alto, eccessivamente ridondante, dall'iperletterarietà della lirica d'Annunziana, Montale deve qualcosa anche poi di crepuscolare, in particolare a Guido Cozzano.
Il titolo della raccolta vi diceva appunto che allude a questa condizione di vita inaridita, ma anche a una dizione spoglia, secca, priva dell'ornamentazione sontuosa della lirica tradizionale, quindi lontanissima, come vi dicevo, dallo stile appunto di D'Annunzio. La forma è secca, nel senso di essenziale, è arida, così come arida e secca è appunto l'esistenza. Per comprendere la poesia in generale o le caratteristiche della raccolta è importante leggere Limoni, che è considerato un po' la poesia manifesto di Eugenio Montale, in riferimento proprio a questo testo. Allora, questa è la poesia, adesso la andremo a leggere e a commentare verso per verso. Intanto una prima osservazione immediata la possiamo fare così con il colpo d'occhio, relativamente proprio alla metrica. Siamo molto lontani dalla poesia flash, dalla poesia frammento di Giuseppe Ungaretti. Siamo di fronte a un testo che è praticamente scritto in versi liberi, però se noi andiamo a contare poi le sillabe di questi versi ci rendiamo conto che essi sono per la maggior parte decasillabi. E quanto vi dicevo già in apertura, cioè in Montale c'è certamente una voglia di novità formale, non c'è un rispettare in maniera pedissequa gli schemi, le forme della tradizione, ma nello stesso tempo c'è una predilezione per i versi consacrati dalla tradizione, quale appunto per esempio l'endecasillabo. Quindi è, se vogliamo, in questo senso un po' vicino, no? Dal punto di vista metrico, per esempio, alle scelte fatte da Sabba. E in questo è lontanissimo dai futuristi, è lontanissimo da Ungaretti ed è lontanissimo da quella poesia breve del frammento che è tipica, per esempio, di un certo Quasimodo. Allora andiamo a leggere queste strofe, questi versi, meglio, per vedere quali indicazioni di stile possiamo ricavare, visto che abbiamo detto che si tratta appunto di una poesia manifesto. Inizia con un'apostrofe al lettore che ci ricorda quella della pioggia nel pineto. Nella pioggia nel pineto c'era l'invito al lettore ad ascoltare, ma a parte questo, vedremo come la poesia appunto poi di Montale sia lontanissima dalla pioggia del Pineto, ma in generale, più ancora che dalla pioggia del Pineto, dalla pioggia di, scusate, dalla poesia di D'Annunzio, anzi, nei confronti dei poeti laureati, dei poeti che pensano di poter godere dell'incoronazione poetica, c'è appunto una certa ironia. Ascoltami, dice, i poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dei nomi poco usati, bossi, ligustri o acanti. Io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla, le viuzze che seguono i ciglioni, discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti, tra gli alberi di limoni. Quindi c'è qua già un'indicazione di stile e di anche temi, no? In merito allo stile e ai temi. Infatti c'è un riferimento polemico, ironico, se volete, alla versificazione aulica e sublime della tradizione, a questi poeti laureati, a questo, insomma, anche ad Annunzio, a cui questo incipit sembra appunto fare riferimento, che nella loro poesia mettono elementi naturali da nomi poco usati, quindi rappresentano dei paesaggi sostanzialmente antirealistici. Egli, al contrario, vi contrappone una realtà comune costituita da piante normali. Questo mi ricorda molto la poesia di Mirisce, cioè le poesie nel senso di Mirisce. Quindi la vegetazione della poesia di Montale sono i fossi erbosi, sono le canne, sono i limoni, poi abbiamo appunto le anguille, quindi gli orti, quindi degli elementi estremamente concreti e anche umili. Il paesaggio è un paesaggio scabro, vedete questa immagine di
pozzanghere mezzo seccate, inaridite, che diventa spia o simbolo, se preferite, della condizione esistenziale dell'uomo, e che è un chiaro richiamo a quel paesaggio ligure che ebbe rappresentato nella poesia di Ossi di Seppia. E sulla linea che era stata già delineata da appunto Giovanni Pascoli, non solo non utilizza elementi della vegetazione, diciamo così, letteraria, cioè elementi vegetali che un po' per tradizione venivano rappresentati in letteratura, ma non è neanche generico nell'indicare gli elementi della vegetazione del paesaggio, ma se ci fate caso è estremamente preciso, così come preciso era stato Pascoli. C'è in Pascoli, si è ricordato, una precisione che noi abbiamo chiamato nomenclatoria, addirittura nell'indicare le singole specie insomma, della vegetazione, dei vegetali, oppure con precisione i singoli uccelli, i singoli animaletti che proprio popolano la sua poesia, che poi abbiamo detto, questa precisione nomenclatoria in Pascoli si colloca invece su uno sfondo indeterminato e brumoso, perché appunto allude sempre ad un altro significato di natura simbolica. La stessa cosa possiamo dire anche nel caso appunto di Montale, cioè questa vegetazione è sì estremamente concreta, è un paesaggio che ci pare appunto di poter toccare con mano, un paesaggio che noi abbiamo l'impressione anche di aver visto, questi fossi erbosi, queste pozzanghere, queste viuzze che seguono i ciglioni, questi ciuffi di canne, questi orti, quindi non un paesaggio idealizzato, ma un paesaggio estremamente concreto, non il paesaggio idillico, onirico dell'isola di Ungaretti per intenderci, ma un paesaggio che noi conosciamo, che è il paesaggio della sua terra, tra l'altro della Liguria, ma che poi è simbolo, come vedremo, di una condizione di vita inaridita. E in questo paesaggio così inaridito, a un certo punto compaiono i limoni, che sono emblema di una realtà aspra, proprio, ma viva, concreta e colorata, perché il limone ha questa caratteristica, è estremamente colorato, giallo vivo, succoso, ma nello stesso tempo appunto è aspro. Vedi, in questi silenzi in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo di sbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. È proprio la sintesi della ricerca di Montale. Montale dice: in questi momenti in cui ci si trova immersi nella natura, nei momenti in cui c'è silenzio, l'uomo ha l'impressione di poter carpire il segreto dell'esistenza. Ci si aspetta che all'improvviso l'uomo riesca a capire cosa c'è oltre la realtà sensibile, oltre a ciò che appare, qual è la vera essenza delle cose. Dice, allora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo di sbragliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità, cioè che si possa aprire una breccia nella realtà sensibile che ci consenta di guardare oltre, di scoprire qual è il senso. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce. Cioè, questa è l'attitudine tipica del poeta, questo frugare intorno, cercando di andare oltre la realtà sensibile, cercando di scoprire qual è il senso dell'esistenza. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Quindi il poeta cerca sempre il vero senso delle cose in costanza attesa di una rivelazione, di un'epifania che possa svelarlo. Ci è già capitato, no, di parlare dell'epifania, a proposito di altri scrittori e di altri poeti. Il poeta si aspetta che nella routine, nella quotidianità, all'improvviso possa avvenire un evento dal sapore quasi miracoloso, appunto, che consente il manifestarsi di un miracolo, lo squarciarsi un velo, ecco se preferite, che possa rivelare il vero senso dell'esistenza. E nel caso specifico della poesia è proprio questo
profumo dei limoni, questa inebriante atmosfera dei limoni che danno al poeta la speranza di poter attingere all'assoluto, di poter svelare appunto il mistero. Però, subito dice, ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose, dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase. La pioggia stanca la terra di poi, si avvolta il tedio e l'inverno sulle case, la luce si fa avara, amara l'anima. Quando un giorno, dal malchiuso portone, tra gli alberi una corte, ci si mostrano i gialli limoni e il gelo del cuore si sfa, nel petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. Quindi si tratta appunto di un'illusione. Il poeta non riesce a attingere all'intimo segreto delle cose, il velo non si squarcia, non trova l'anello che non tiene, resta imprigionato al di qua della realtà sensibile, in questa continua ricerca di un senso dell'esistenza che però gli è costantemente precluso. E che cosa che gli preclude la pienezza dell'esistenza, la scoperta di un senso? Che cosa? È sostanzialmente la modernità. Dice, l'illusione manca, quindi vedendo questo limone, sentendo questo profumo, per un attimo il poeta si era illuso di poter scoprire il senso delle cose, attingere all'assoluto, di trovare il senso dell'esistenza, ma poi questa illusione viene a mancare quando ci riporta nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto, tra i tetti praticamente delle case. Un'immagine a cui forse noi siamo meno abituati, abitando, diciamo così, in dei piccoli centri, però per chi vive in città veramente spesso l'azzurro la natura è soltanto un pezzettino di cielo, di azzurro, che si scorge proprio tra i palazzoni. Ed è questa modernità, la modernità, la mancanza del contatto con la natura, la società di massa, le città rumorose, che privano l'uomo della pienezza della sua esistenza e che lo costringono in un'esistenza sostanzialmente inaridita e scarna, in cui diciamo, la sensazione dominante è quella della delusione e del tedio. Dice, infatti, il tedio è proprio la parola che qui è contenuta. La pioggia stanca la terra. A me questa immagine della pioggia ricorda la pioggia, la poesia di Moretti a Cesena, no? Anche lì la pioggia che cade sulla casa, ricordate, è mercoledì, piove, sono a Cesena, dalla mia sorella sposa da un anno appena, qualcosa del genere. Anche lì la pioggia proprio dà l'idea dello squallore della quotidianità borghese, di questa vita rutinaria, sempre uguale, sempre identica, in cui l'uomo perde il senso stesso dell'esistenza. E mi ricorda anche questa pioggia, un testo che noi insomma abbiamo fatto dei Vociani, ma è certo che è questa pioggia che stanca la terra, è proprio segno di questo squallore dell'esistenza. Il tedio si affolta dell'inverno sulle case, la luce si fa avara e amara l'anima. Quindi in queste città sostanzialmente buie, lontane dalla natura, in cui il cielo si intravede appena, in cui cade la pioggia, in cui l'inverno, che è anche l'inverno dell'anima, ovviamente metaforico, porta il tedio nelle case, rende l'anima amara, rende l'esistenza dell'uomo triste, senza senso. Quando un giorno, a malchiuso portone, tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli limoni, il gelo del cuore si sfa, il petto ci scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità. E talvolta l'uomo che vive imprigionato proprio in queste città, nella modernità, in questa vita priva di senso, da un portone malchiuso, dal portone di un giardino interno, di una corte, di un cortile, intravede il gelo dei limoni, quello è il momento in cui il gelo del cuore, ovviamente anche questa è un'espressione metaforica, si scioglie. E il petto inondato dalle canzoni d'oro, delle trombe della solarità, dalla speranza che abbiamo visto prima di poter trovare il senso dell'esistenza, che tuttavia, come abbiamo appena visto, non riesce mai ad essere raggiunto. Quindi resta sempre una speranza costantemente, costantemente delusa. E quindi il poeta rimanda al simbolismo per la ricerca metafisica del mistero.
o del senso che sta dietro la realtà sensibile o fenomenica o concreta, chiamatela come volete, però a differenza dei poeti simbolisti, questa rivelazione gli è di fatto preclusa e il poeta rimane sempre imprigionato al di qua. A differenza degli altri uomini, si pone delle domande, ma non riesce praticamente mai ad andare oltre. Quindi, a partire da questa poesia manifesto, che cosa possiamo ricavare? Quali caratteristiche in generale della raccolta possiamo ricavare? Naturalmente il testo voi lo andrete a leggere e analizzare nel dettaglio con l'aiuto sempre del vostro libro di testo, così come per gli altri testi che noi inevitabilmente possiamo, diciamo così, vedere un po' velocemente. Voi ci tornerete poi nel dettaglio sui singoli testi, perché saranno tutti quanti oggetto d'esame. Quindi da questo testo manifesto che il tema centrale del libro è l'arsura, l'aridità esistenziale rappresentate dal paesaggio ligure, da quest'uomo che vive in disarmonia con il mondo esterno, che è mondo esterno, mondo moderno, il mondo delle città, che è incapace di provare sentimenti, di essere veramente vivo. E che è imprigionato in tale condizione, cerca continuamente il senso e l'esistenza oltre le apparenze delle cose, sperando di trovare una risposta metafisica. Cerca un varco che gli consenta di penetrare la realtà apparente. Abbiamo visto l'anello che non tiene, lo sbaglio di natura, eccetera. Ma che questa ricerca è costantemente delusa perché questo varco non si apre, anzi il poeta si trova davanti a un muro, che è la realtà sensibile, ciò che vede, oltre al quale non riesce ad andare, che quindi gli sbarra la vista. Un'altra delle poesie famosissime di questa raccolta, anche questa dal punto di vista metrico, lo vedete, una forma abbastanza tradizionale, è Meriggiare pallido e assorto. Ed è una poesia bellissima, di grande musicalità, in cui noterete che ci sono moltissime allitterazioni, soprattutto le S e le R, e queste allitterazioni unite alla presenza di parole onomatopeiche come schiocchi, frusci, eccetera, rimandano anche qui a una realtà scarnificata. Dice: Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni gli sterpi, schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo, sulla veccia, spiarle file di rosse formiche, che ora si rompono e ora si intrecciano, assommo di minuscole biche. Osservar tra i frondi il palpitar lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dei calvi picchi. Quindi, fino a qua, e adesso vado, mi fermo perché poi l'ultima strofa, un po' la chiave che ci consente di interpretare il testo, siamo di fronte a un paesaggio, il consueto paesaggio che ormai ci aspettiamo di trovare nelle poesie appunto di Montale, un meriggio, un mezzogiorno, ecco così, un primissimo pomeriggio estivo, presso un rovente muro d'orto, quindi è il tipico paesaggio che anche noi in Sicilia siamo abituati a vedere in campagna d'estate, quest'orto, e tra i pruni e gli sterpi. Quindi questa vegetazione estremamente, diciamo così, realistica, schiocchi di merli, frusci di serpi che si muovono appunto nelle ore più calde del giorno, nelle crepe del suolo inaridito, sapete no, che il terreno quando non riceve la pioggia, soprattutto i terreni argillosi, si spaccano, e vedere appunto file di rosse formiche che si muovono praticamente intrecciandosi appunto o in file. E il poeta sta lì ad ascoltare i suoni della natura, ad osservare, a scrutare la natura, tra le fronde il palpitare lontano di scaglie di mare, questo è il mare sullo sfondo, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dei calvi picchi. Proprio la descrizione bellissima, estremamente concreta, realistica di un primissimo pomeriggio estivo, che però allude non è soltanto la rappresentazione di un paesaggio, come insomma possiamo immaginare, ma è un alludere a una condizione di aridità esistenziale. Dice:
andando nel sole che baglia, sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita il suo travaglio, in questo seguitare una muraglia che è in cima a cocci aguzzi di bottiglia. Quindi dice, mentre vado nel sole che baglia, quindi questo sole che ci impedisce di vedere chiaramente ciò che ci circonda. Quindi non so se avete mai fissato, immagino di sì, il sole, poi appunto la vista si annebbia o in delle giornate molto luminose, se l'impressione è non riuscire a vedere distintamente i contorni delle cose, sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita, il suo travaglio in questo seguitare, in questo andare avanti, una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Quindi la vita è questo, è un andare avanti sempre seguendo un muro. Camminando, a me viene in mente proprio parallelamente ad un muro che ci impedisce di guardare ciò che c'è oltre. Quindi la vita è tormentosa e sofferenza e non sappiamo a che cosa porterà questa sofferenza, perché noi andiamo avanti trovandoci sempre davanti un muro che ci impedisce di scoprire qual è il senso di questo nostro travaglio, di questo nostro tormento. L'immagine è particolarmente forte perché non solo c'è una muraglia, ma sopra questa muraglia ci sono cocci e guzzi di bottiglia, cioè ci sono dei pezzi di vetro che impediscono completamente, vietano completamente di poter scavalcare il muro ed andare oltre. Cioè, quindi questo proprio seguitare, questo andare avanti senza che si riesca a guardare oltre, a capire a che cosa serve, dove andiamo, ok? Quindi è il consueto paesaggio orso al sole, arido, la secchezza e l'aridità sono rese a livello fonico, sono aspri dalle R, dalle sibilanti, cioè dalle S. Il poeta osserva gli oggetti. Osserva la realtà fenomenica, la realtà sensibile, sperando che, osservandola attentamente, possa in qualche modo scoprire qual è il senso dell'esistenza, andare oltre la realtà sensibile. Ma ciò è impossibile perché la verità gli è preclusa. La vita è una muraglia oltre la quale non si riesce a guardare perché è coperta da cocci taglienti. In realtà, il poeta è consapevole che forse, trovare l'anello che non tiene, cioè riuscire a vedere ciò che c'è dietro la realtà sensibile, ciò che appare, possa in realtà essere ancora peggio che non vedere, perché forse il poeta potrebbe scoprire che dietro non c'è assolutamente niente. Cioè, qualora dovesse compiersi l'epifania, il miracolo e verificarsi una rivelazione, che è ciò che il poeta costantemente cerca, il poeta potrebbe scoprire che dietro le apparenze non c'è nulla. E questo per il poeta potrebbe essere particolarmente doloroso perché egli si ritroverebbe ad essere solo in questa consapevolezza. Insomma, il pensiero di Montale è un pensiero profondamente pessimistico che esclude qualsiasi prospettiva consolatoria. Quest'ultimo aspetto è molto ben sintetizzato nel testo Forse una mattina andando in un'area di vetro, arida, la solita aridità che conosciamo, rivolgendomi, quindi guardandomi indietro, vedrò compiersi il miracolo, il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore di ubriaco. Quindi dice, forse una mattina, mentre vado in un'area di vetro, girandomi indietro, vedrò compiersi il miracolo. Finalmente avrà l'epifania. Troverò l'anello che non tiene, eccetera. Quindi mi si svelerà che cosa c'è dietro. La realtà sensibile, il nulla, il vuoto dietro di me, e questa scoperta porta il terrore di ubriaco. Poi, come su uno schermo, si accamperanno di gitto all'improvviso alberi, case, colli per l'inganno consueto. Viene quasi la percezione della realtà sensibile come in Matrix, no? Come se tutto fosse illusorio, un inganno. Ma sarà troppo tardi perché ormai io sono consapevole che è soltanto un inganno e che dietro non c'è niente, assolutamente niente. Cioè, che si tratta soltanto appunto di un inganno e io me ne andrò zitto tra gli uomini che non si voltano col mio segreto. Quindi, nel momento in cui dovesse avvenire il miracolo,
Il poeta si troverebbe con terrore a scoprire che dietro la realtà sensibile non c'è niente, sarebbe costretto anche a custodire questo suo segreto perché gli altri uomini che non si voltano non si pongono le stesse domande che il poeta si pone, cioè si accontentano della realtà sensibile, fenomenica, non si chiedono cosa ci sia dietro e neanche lo vogliono sapere. Quindi il poeta si troverebbe a dover tenere per sé una rivelazione così difficile e così dolorosa. Ok, e quindi, a differenza degli altri poeti simbolisti, a differenza di Ungaretti, non rivendica la sua superiorità, cioè nel senso, il poeta è vero che si pone delle domande che gli altri non si pongono, ma poiché queste domande non lo portano ad avere alcuna certezza, il poeta Montale non si pone come Pascoli, come D'Annunzio, quale vate. A proposito di Pascoli, fanciullino vate, abbiamo appunto già ampiamente discusso. Cioè questa sua sensibilità straordinaria non lo porta a accreditarsi come guida della società, ma anzi Montale, come Palazzeschi, come insomma altri poeti del Novecento che abbiamo visto, è consapevole ormai della crisi del poeta e dell'intellettuale. È una crisi che però nel caso di Montale non deriva soltanto dal fatto che gli uomini non chiedono più niente dal poeta, come diceva appunto Palazzeschi, oppure non si vergogna di essere poeta come alcuni dei poeti crepuscolari, ma non si accredita come guida della società perché non crede di poter appunto accedere a una qualche verità definitiva o consolatoria, o comunque non pensa di riuscire a sfondare la linea della realtà sensibile, quindi appunto un pessimismo nichilistico, dicevamo. E dice il poeta: non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe, e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicura, gli altri e se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Quindi si rivolge al lettore, dice: non chiederci una parola che possa darti delle certezze, che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e che a lettere di fuoco lo dichiari risplenda come un croco, il croco è un fiore rosso, molto di un rosso acceso, perduto in mezzo a un polveroso prato, cioè non abbiamo delle certezze da dare, non possiamo dire niente di decisivo. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, non ci chiedere qual è il senso dell'esistenza, non ti possiamo rivelare nessun segreto, non possiamo fare niente di tutto ciò. Scusate, c'è stata un'interruzione e mi sono persa. Quindi dicevo, non domandarci la formula che possa aprirti mondi, possiamo darti solo qualche storta sillaba e secca come un ramo. Anche qui ho riferimento ovviamente allo stile arido, asciutto, essenziale del poeta. Ti possiamo dare soltanto qualche sillaba storta. Noi non abbiamo delle certezze. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ricordate in apertura quando dicevamo una filosofia in negativo. Il poeta non può dare delle certezze, non ha delle certezze, può dire soltanto ciò che non è, ma non può rivelare praticamente nulla. E poi è molto bella, così la strofa centrale che ci ricorda qualcosa di Gozzano, no? Quando Gozzano invidiava, vi ricordate, nella Signorina Felicita, nel testo Signorina Felicita, ovvero la felicità, invidiava questa fanciulla che si accontentava di una vita semplice, che viveva senza, diciamo così, porsi problemi. E la stessa cosa fa un po' Montale in questi versi, dice: ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri e a se stesso amico, quell'uomo che non si volta, che abbiamo visto nella poesia poco fa, no? E che non si pone dei problemi, che si accontenta di ciò che vede, della realtà sensibile, che non si gira indietro, infatti fa riferimento all'ombra che è stampata dalla canicola, sempre appunto dal sole nelle ore più calde del giorno. E perché invidia l'uomo che non si volta, che non si fa domande, che se ne va sicuro, in pace con se stesso e con gli altri, proprio perché non si pone in maniera critica rispetto alla realtà? Perché
Perché alla fine la sua ricerca, essendo una ricerca in negativo che non approda a nulla, è soltanto sostanzialmente fonte di sofferenza. Quindi questo mi pare che l'abbiamo detto tutto, poi magari vi soffermate meglio anche sul PowerPoint, sul libro, sui singoli concetti. Un'ultima cosa a proposito di questa raccolta, poi abbiamo insomma finito, su cui mi volevo soffermare è il correlativo oggettivo. Montale non ricorre al linguaggio analogico che ama istituire segrete corrispondenze tra cose lontane, come gli altri poeti simbolisti che noi abbiamo visto, ma utilizza gli oggetti, anche gli oggetti concreti, molto umili, insomma quotidiani, come equivalenti di concetti astratti o della condizione interiore del poeta. Cioè, per sintetizzare, anche se l'espressione sintetizzare è molto brutta, lo stato di aridità esistenziale utilizza un'immagine estremamente concreta, un oggetto. E questo prende il nome di correlativo oggettivo. C'è un testo che è semplificativo a questo proposito, chiarificatore. Spesso il male di vivere è incontrato, dice il poeta. E come ci dice cos'è il male di vivere? Era il rivo strozzato che gorgoglia. Era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Quindi, il rivo strozzato che gorgoglia, quindi il rivo che non riesce a fluire perché è bloccato da qualcosa e che quindi gorgoglia, la foglia accartocciata, il cavallo stramazzato al suono, sono correlativi oggettivi, cioè sono oggetti che servono a visivamente a rappresentare il male di vivere. Sono degli oggetti che rimandano proprio alla condizione di secchezza, di aridità e che infatti rimandano all'aridità esistenziale di cui si diceva. Bene, non c'è più fuor del provigio che schiude la divina indifferenza. Era la statua della sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato. Quindi, mentre l'analogia giocava sul piano dell'irrazionale, istituendo legami tra oggetti lontani e suggestioni, vi ricordate quando Pascoli vede la casa illuminata dal lampo e la immagina come un'ala di gabbiano, appunto un'analogia, Montale invece rappresenta sensazioni e condizioni impalpabili, questa aridità, questo vuoto esistenziale, attraverso oggetti estremamente concreti, tangibili. E ce lo dice. Dice, ho incontrato il male di vivere, dal cavallo stramazzato, cioè buttato morto a terra, la foglia accartocciata, correlativo oggettivo, un'immagine estremamente vivida, estremamente concreta, che diventa simbolo di una condizione astratta, in questo caso una condizione esistenziale. E vi inviterei come ultima cosa a fare il blocco immagine e a soffermarvi su queste quattro parole che mettono in confronto Montale e Ungaretti.